Presidente Sebastiani, subito la mente a Gubbio dopo, viene da dire, l'ennesima delusione che ha regalato il derby. Probabilmente ci porta male questo derby. No, vabbè, la squadra ha giocato una partita stratosferica, è mancato il gol e loro sono stati bravi a farne uno e hanno vinto la partita, però ai ragazzi ho ribadito ancora oggi la mia stima e il fatto che sono una squadra forte, che hanno fatto una grandissima partita, quindi adesso testa a Gubbio come abbiamo fatto dopo la partita di Pesaro, perché sarà un'altra partita importante e noi ci teniamo a fare bene. È rammaricato un po' per l'atteggiamento che ha avuto il Pineto in campo, parlo di squadra, di giocatori? Ma io credo che poi ognuno faccia quello che si sente di fare. Sicuramente non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti, ma non mi sono piaciute le perdite di tempo, queste cose qui, però poi ognuno mette in campo quello che ha e loro evidentemente hanno ritenuto di dover fare quelle cose, ma mi dispiace perché, ripeto, con il presidente Brocco c'è un rapporto di amicizia talmente tale che non vale manco la pena commentare certe cose che sicuramente non dipendono dal presidente. Silvio Baldini si è confermato un uomo vero, non ha peli sulla lingua e anche a Brocco ha detto quello che pensa. Ma il grande merito di questo allenatore è proprio questo, di essere vero, di essere una persona vera, di essere una persona che ama dire quello che pensa, ma nello stesso tempo sa riabbracciarsi i suoi e dargli tutto quello che serve per farli rendere al massimo. Presidente, ha detto bene, c'è il Gubbio adesso, un po' la squadra degli ex, no? Da Proietti a Franchini, da Dursi a Tomassini, saranno tanti gli ex biancazzurri. Che partita si aspetta? È una partita tosta perché loro sono una buona squadra, hanno giocatori importanti e quindi giocano in casa e quindi vorranno fare bene. Noi ci teniamo ugualmente a fare una partita a Gagliarda e quindi andiamo lì per giocarcela come abbiamo sempre fatto fino adesso, d'altronde. Uno scherzo del destino, Presidente, lei ha due amici veri in questo campionato, Stellone a Pesaro e Brocco a Pineto, le uniche due sconfitte del Pescara con espulsione annesse. Se dovessi fare una considerazione in amicizia dico meglio perdere con gli amici che con i nemici, però sono due partite dove se vogliamo dal punto di vista proprio della consapevolezza siamo usciti rafforzati, perché Pescara sia a Pesaro che domenica che l'altra sera col Pineto ha fatto due grandissime partite. Lì c'è Pellacani, quanto manca per il rinnovo? Ma ne stiamo parlando, quindi spero che lui ha tutta l'intenzione di rimanere a Pescara. Spero che a brevissimo di risolvere anche il problema di Pippo. L'ultima, sta per chiudersi il 2024, immagina che possano esserci novità dal punto di vista della cessione societaria o è tutto rimandato al 2025? No, se si fa in tempo, si facesse in tempo sarei ancora più felice. Diversamente, come ho sempre detto anche agli interlocutori con i quali sto parlando, noi non abbiamo la fretta di dover cedere una società perché siamo nella condizione di non poter pagare, di non poter fare ottemperare i nostri impegni, quindi l'importante è farlo, perché io ci tengo a questa cosa, voglio in qualche modo passare la mano o comunque trovare qualcuno che possa rafforzare questa società, e quindi se avviene subito sono contento, se avviene fra qualche mese è uguale.